Buongiorno amici di Logione, bentrovati. La puntata di sabato ha suscitato il desiderio di riascoltare Renata Tebaldi, alla quale è stato dedicato un tratto del Lungo Rodano a Lione, scelta come rappresentante italiana tra le donne che hanno formato la cultura europea. È un desiderio al quale ci accodiamo più che volentieri. Sentiamo adesso Mimì, mi chiamano Mimì, ma quando viene lo sgelo? Questa poesia della quotidianità che la voce di Renata, così pura, così angelica, riempie, trascende, diciamo, la musica, cancella, ingloba il libretto. Potrebbe cantare qualsiasi cosa, è la melodia, è la sua voce. Sì, amici di Logione, è Renata Tebaldi ancora, in maniera da ridurre per quanto possibile questo desiderio sempre inappagato di bearsi, di arrivare alla beatitudine ascoltando la sua voce. È insieme a Franco Corelli nel finale dell'Andrea Chenier e molti, soprattutto i più giovani, ci chiedono di queste immagini, parte delle quali, un frammento è finito, l'abbiamo messo nella sigla di Logione. Sì, sono Renata Tebaldi e Franco Corelli all'inizio degli anni 70, una coppia straordinaria. Adesso sentiamo questo finale dell'opera di Giordano, che è del 1896, lo stesso anno della Bohème, questo turgore melodico del verismo italiano che però se cantato e non gridato è davvero molto bello. Io all'azzurro spazio guardai profondo, dai prati colmi di Siamo a Mario del Monaco. Eh sì, amici di Logione, la puntata dei fuori classe, davvero. Mario del Monaco, partner di Renata Tebaldi in un'altra edizione dell'Andrea Chenier. Qui la grande Renata ascolta il grande Mario cantare Un Dì all'Azzurro Spazio, celeberrima aria dell'Andrea Chenier. La puntata dei fuori classe, adesso ci gustiamo Mario del Monaco, tra l'altro molti dei più giovani hanno telefonato dicendo che si erano persi la puntata dedicata a Mario del Monaco, e vabbè, un altro risarcimento che facciamo molto volentieri, perché sempre di beatitudine si tratta. E poi dopo qualche minuto di intervallo, non cambiate, perché abbiamo un altro fuori classe, ne abbiamo altri, a partire da Carlo Bergoglio. Divino coro della Scarmina.
nasce. Radames, se quel guerriero fosse Celeste Aida, Radames alias Carlo Bergonzi, l'avete riconosciuto. Gavazzini diceva che Carlo Bergonzi era il Radames irraggiungibile, il tenore verdiano più grande del Novecento, il più grande tenore verdiano del Novecento, aveva in Radames uno dei suoi punti culminanti. E noi abbiamo trovato quest'altro Radames a Tokyo nel 1971, 4 anni dopo il Radames dell'Arena di Verona, che anche questo un'immagine del quale è nella sigla di Loggione. Ci ascoltiamo adesso questa perla di Tokyo e salutiamo Carlo Bergonzi, che è appena tornato dalla Cina, dove è andato a Shanghai a istruire i cantanti cinesi che si esibiranno nell'arco delle manifestazioni delle Olimpiadi del 2008, Olimpiadi alle quali sarà ospite d'onore questo 83enne tra pochi giorni, tanti auguri maestro Bergonzi, 83enne pieno di vitalità, che sta preparando il concorso di voci verdiane a Busseto, continua a lavorare con la sua accademia, insomma, chi lo fermerà mai questo giovanotto di 83 anni? Sentiamolo in Radames ineguagliabile.
gergo. La 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 la. Ah, questa bottega che l'ha già presto. La 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 la. Ah, ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Figaro, Leonucci, la cavatina del barbiere di Siviglia, lo scintillio di ironia, arguzia, sarcasmo del barbiere, del factotum della città. Leonucci non poteva mancare in una puntata dedicata ai fuoriclasse. Leonucci, intramontabile, dallo squillo intramontabile, baritono che compie 65 anni, tanti auguri. Prima ancora che artista, molto bravo, vero artista, è anche un uomo di un'umanità straordinaria, capace di emozionare, di divertire. È uno di quegli artisti che amano occuparsi della felicità del pubblico. Di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, questa barba, quella sanguigna, resta di te, mi chiedono, mi vogliono, mi vogliono, mi vogliono, quella parrucca, quella barba, resta di dietro, ehi, Figaro, 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 ahimè, ahimè, che voglia, ahimè, che voglia, oh, voglia, voglia, per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta, per carità. E Figaro, son qua, ehi, Figaro, sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, canto bruttissimo, sono divertibile, sono il fatto della città, della città, della città, della città, della città. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità, la 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 la. Fate fortuna, non mancherà. Sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città, della città, della città. Grande Leo, Leonucci. Torniamo al tenore, alla voce di tenore. Andiamo da Marcelo Alvarez, un altro beniamino degli Amici di Rogione. Andiamo a sentirlo in Cavaradossi. Qui Marcelo Alvarez dà voce e canto e a questo strazio, a questo rimpianto, a questa nostalgia erotica, intensa, vibrante, basata sul ricordo sensuale e sessuale degli amplessi amorosi notturni di Cavaradossi e di Bruna Tosca. La voce di Alvarez qui ha delle venature di malinconia, ma virile, disperata, dolce e al tempo stesso amara. E luceva le stelle. Lezzava la terra, stride all'uscio dell'orto, e un passo spiolava l'arena, entrava in la fragrante. Grrrr.
braccia. Quando si dice la capacità di emozionare. Adesso andiamo a sentire Marcello Alvarez nei panni di Manrico, nel Trovatore. Qui non c'è più la carnalità, l'eros straziato e straziante dell'aria pucciniana. Qui siamo nell'empireo, diciamo, dell'eroismo morale verdiano. I personaggi di Verdi che davanti alle vicissitudini del presente si rifugiano spesso in un metafisico mondo ultramondano in cui tutto sarà migliore, l'animo, la vita e la morale, il senso profondo dell'esistenza. E difatti qui Manrico saluta sostanzialmente Leonora dicendo: se io verrò trafitto dal ferro ostile, sappi che in quegli estremi aneliti il mio pensiero verrà soltanto a te. E in quegli estremi aneliti la morte sarà solo il precederti in cielo, una cosa altissima. Noi ci salutiamo e ci vediamo sabato prossimo.